Buonasera, scusate il ritardo, ma eravamo nella premiazione delle scuole, the Lost Graduation. Dovete andare a vedere i progetti dei giovani designer, sono bellissimi. Chiusa parentesi. Non so se parleremo inglese o italiano, per me non fa alcuna differenza, parliamo dunque in inglese. Beh, è uguale per me, benissimo. Vorrei per prima cosa dire che siamo davvero felici di essere qui. Marva Griffin, Marva per me è un eroe, per molte ragioni. Una, sicuramente che devo essere davvero onesto nel riconoscerla, insomma, il fatto di aver portato avanti questo progetto quest'anno nel raccogliere ospiti che insomma che siamo riusciti ad invitare, ebbene siamo riusciti a dobbiamo davvero dare totale credito di tutto questo a Marva Graffin, a partire dal 1998, quando lei ha dato il via al salone satellite. Quindi proporrei di cominciare chiedendo quindi a Marva e di darci un pochino come è stata concepita l'idea del Salone Satellite, come è nata. Bene, bene, bene. Dunque, beh, sì, sono passati molti anni, 23 anni fa. Mi era stato richiesto, immediatamente dopo aver parlato con Mario Melini, che era il famoso CEO di Cosmit dell'azienda che organizzava il Salone del Mobile in quegli anni. Ebbene, c'era l'esigenza per i giovani designer di trovarsi presso la Fiera di Milano, presso il Salone, per poter mostrare la loro creatività. Ai tempi, in quegli anni, non esistevano istituzioni che si occupassero di loro, che li supportassero. Diciamo che si cominciava anche a parlare del fuori salone e naturalmente i giovani designer che potevano permetterselo affittavano magari una piccola area oppure addirittura mostravano il mattatoio e moltissimi, devo dire, artisti hanno poi esibito le loro opere, ma naturalmente ci tenevano, erano in molti a tenerci a far parte del Salone del Mobile. Ed io ero lì, lavoravo per alcune riviste e naturalmente mi occupavo anche insomma, di andare a trovare questa nuova creatività perché poi lo pubblicavo appunto sulle mie riviste. Per questa ragione cominciano a chiedermi allora, signora Marva, possiamo entrare al Salone del Mobile? Parlo con Arnellini. E alla fine sono riuscita ad ottenere una chiacchierata e mi ha detto: bene, Marva, abbiamo lo spazio, vediamo un po' che cosa si può fare per cominciare ad invitare i giovani designer al Salone del Mobile. E quindi sono tornata, ricordo, presso il mio studio, il mio piccolo studio, e ho dato vita a questo progetto. Questa è stata la nascita del Salone Satellite. E devo dire che ho proseguito a partire da allora, sono diventata curatrice e ho cominciato per l'appunto ad aiutare a supportare l'obiettivo principale d'altro canto è proprio questo, assistere, aiutare i giovani designer a dare vita alla loro carriera, ad iniziare la carriera. Era molto difficile per loro ai tempi riuscire ad incontrare le persone giuste, ad esibire, diciamo, a mostrare alle aziende le proprie opere. Naturalmente le aziende volevano, diciamo, lavorare già con designer noti in qualche modo, che già conoscevano. E quindi, naturalmente, diciamo, inviare, sto pensando a come potevano, diciamo, ai tempi, diciamo, farsi conoscere, mandavano fotocopie, qualche tipologia di rendering. Molto spesso tutto questo finiva nel cestino, ahimè, perché non finiva mai nelle mani della persona giusta. A partire dalla nascita del Salone Satellite, devo dire che le aziende oggi sono in qualche modo felici, direi affascinate sicuramente.
anche perché si recano presso Salone Satellite, questo lo vedo tutti gli anni, insomma, al mattino molto presto, incontrano i designer e di fatto danno vita a un rapporto con i designer. E tutto questo è il risultato, devo dire, oltre 12.000 giovani designer provenienti da 48 paesi sono stati ospiti del Salone Satellite. Devo dire, è un elenco davvero molto lungo in mente di persone che hanno cominciato da allora e che oggi hanno una reputazione internazionale. Questo è qualcosa che mi rende felice, naturalmente. Mi sento assolutamente premiata in qualche modo per il lavoro svolto. Mantengo un costante contatto anche con molte di loro, devo dire che è quasi commovente perché io ricevo le loro newsletter e vedo che cosa fanno. Molto bene, grazie mille Marva. Magari aggiungo qualcosa e poi lascerei la parola a Danza o Cristo per sapere che cosa ne pensa. C'è una questione molto importante, proprio relativamente al come esibire, a come mostrare le proprie opere, i propri prodotti. Quello che onestamente ho imparato, ho appreso anche dal tuo lavoro, Marva, e dal Salone Satellite, è che normalmente quello che noi vediamo qui solitamente, assistiamo, diciamo, vediamo gli stand. Credo che gli stand siano sicuramente una modalità straordinaria che cerca in qualche modo di riprodurre un'atmosfera, un ambiente per poter trasmettere l'identità di un brand, non soltanto la grafica o il prodotto stesso, diciamo, ma quasi una dimensione, una panoramica, se vogliamo. Quindi, cosa è successo negli ultimi anni? Che gli stand si sono moltiplicati e il salone è diventata una grande collezione di stand. Nell'arco degli ultimi anni abbiamo davvero assistito a una moltiplicazione. La mia preoccupazione è che una tale intensità di stand così attaccati l'uno all'altro, perché per ovvie ragioni, insomma, in qualche modo devono essere molto ravvicinati, in qualche modo, a mio parere, ha penalizzato il potere proprio dell'arredo, del prodotto, la possibilità per il pubblico di poter appunto fare esperienza, ad esempio, del materiale e così via. Quindi quello che abbiamo fatto qui, e lo vedrete con Andrea, Studio Folder, Anina, Maria Cristina, Giorgio, Lucas. Beh, in qualche modo abbiamo cercato di modificare un pochino un sistema lineare che quindi consentiva la visibilità del prodotto in un certo modo, è stata appunto rivista quest'anno. Questo è piuttosto peculiare perché funziona proprio molto bene nel design. Il fatto di dover gestire la mostra, quindi l'esibizione di un prodotto, facendo comprendere all'azienda appunto che vi è dietro. Sì, questo è un punto molto importante e sicuramente un applauso a Stefano, grazie per averci in qualche modo raccolto qui tutti insieme, grazie per questa nuova realtà. Stavo pensando, sono così felice di essere qui con voi due, naturalmente con tutte le persone qui. Con Marva e Stefano abbiamo parlato moltissimo nell'arco degli ultimi anni, circa cosa si può fare per poter supportare i giovani designer, i giovani, quelli che cominciano, insomma, e che tutti gli anni vogliono affacciarsi alla scena. Come possiamo aiutarli, supportare questi designer emergenti? Quello che è molto interessante è che ovviamente le mostre in qualche modo poi portano ad una produzione della realtà. E Stefano mi invitava anche a pensare all'Lascito di Enzo Mari, qualcosa che io ho rivisto, appunto, curato presso la Triennale con Giacomelli, è stata l'ultima mostra di Enzo.
Ed è molto interessante un anno dopo vedere quanto quelle problematiche già emerse sono ancora così, sono così reali, sono così attuali. Pensiamo alla ricerca dal punto di vista dell'ecologia, della sostenibilità, l'importanza di creare cose che durano. Parlava per l'appunto dell'importanza di creare qualcosa che possa durare nel tempo, quindi una durata più lunga. Com'è possibile, ad esempio, liberare il mondo diciamo, da un utilizzo rapido che in qualche modo è short term, cioè è a breve termine, quindi come possiamo lavorare meglio in tal senso? E poi Enzo Mari è riuscito a mettere insieme tutta una serie di discipline e in qualche modo è riuscito a diventare veramente interdisciplinare. In riferimento a quello che avete detto, Marva e Stefano, molto rilevante, trovo anche l'idea, e ne parlava molto spesso con tutti noi, parlava dell'idea dell'imprenditore, dell'entrepreneur che li seguiva, diciamo, che tendevano a seguirlo nelle sue opere, nella sua produzione. Molto spesso magari l'azienda aveva un'idea diversa in origine, ma alla fine lo seguivano, aderivano alla sua idea. Quindi quello che è molto importante, a mio parere, tutto questo poi si rispecchia anche ovviamente in quello che ancora vediamo oggi nel lavoro di Steven e di Barbara Svini, che hanno definito in qualche modo le regole. Non abbiamo bisogno soltanto di una mostra, di un'esibizione, di un museo, ma dobbiamo andare nella società. Questo significa che tutte le aziende, tutti i brand, ma anche i governi, avrebbero veramente necessità di un artista che possa diventare in qualche modo portavoce. Quando questa cosa succede, succedono delle cose davvero straordinarie. Un buon esempio, ad esempio, è la città di Manchester, nel Regno Unito. Circa 15 anni fa, Peter Saville, nel Manchester, ha reso per l'appunto questo design già noto, in qualche modo quasi leggendario, l'hanno fatto diventare direttore artistico della città. Quindi hanno messo l'artista proprio al centro della città. Infatti lui è direttore artistico della città di Manchester. Il resto è storia, perché poi da lì sono nate una serie di rassegne, una rassegna importante di arte a Manchester, e poi nuovi istituti e laboratori che sono nati sempre nella città di Manchester. Uno dei lasciti più importanti di Mari è proprio quello di aver saputo rivisitare alcune di queste fasi così importanti di cambiamento e renderle, trasformarle nella realtà. E io credo che dovrebbe succedere veramente per molti paesi. Barba, una curiosità dovrei chiederti, ma quando hai conosciuto Enzo Mari, che tipo di rapporto hai avuto con lui? Bene, iniziai appunto la mia carriera, sono stata assolutamente fortunata perché sono venuta in questo paese che io amo e adoro, è una città che adoro come Milano. Ho iniziato a dedicarmi al mondo del design con la B&B Italia, che era CEB a quel momento, con due personalità, Piero Busnelli che era il CEO naturalmente della CEB o B&B adesso. Adesso si chiama B&B Italia, infatti. Era un'azienda interessantissima, e parliamo dell'inizio degli anni 70, e è assolutamente fantastico questo nuovo mondo per me in Brianza, questo territorio incredibile con tutte queste persone che si davano così tanto da fare, erano felici di lavorare, pieni di passione. Allora io ho iniziato a imparare sempre di più di questo mondo del design e mi sono detta devo cominciare a visitare tutte le showroom e tutti i luoghi dove posso non solo imparare ma anche vedere più cose. E una delle mie prime visite è stata proprio nello showroom di Danese in Piazza San Fedele che si ritrova proprio dietro il Duomo di Milano. Era una showroom meravigliosa con dei pezzi incredibilmente belli. E appunto, stavo in questa showroom e assolutamente affascinata da una piccolissima creazione di Enzo Mari che
Erano i puzzle degli animali in legno, incredibilmente belli, i pesci e tutti gli altri animali. Ero lì che li guardavo affascinata e il signor Danese vide questa signorina così interessata, mi spiegò tutto, mi chiese chi fossi, io glielo dissi, insomma, ho iniziato così. Ho incontrato Insomare lì la prima volta, poi l'ho incontrato di persona molto, molto più tardi. Qui alla Triennale di Milano lo incontrai, ma poi quando iniziai a curare il Salone Satellite, venne invitato dai giovani designer, da Francesco Faccin, per esempio, che era in mostra e Francesco lo conosceva. Francesco invitò Enzo Mari a visitare la mostra e lui era assolutamente meravigliato della bellezza del Salone Satellite, di quello che facevano questi giovani design. Si fece un bel giro e disse: questo mi piace, questo mi sembra un ottimo designer, eccetera. E lo incontrai lì proprio. E per me è stato un incontro importantissimo. Ero assolutamente intrigata, ero un po' spaventata anche da lui, come lo erano anche molti giovani designer, perché quando lui parla è sempre molto acuto e anche molto duro a volte, però alla fine sapevo che intratteneva dei rapporti meravigliosamente interessanti con i giovani designer. E Paolo Julian, che appunto lo aveva conosciuto quando era a scuola a Firenze, all'Istituto ISEA, era stato invitato Mari a parlare, gli parlò e Mari fu assolutamente gentile, mi chiese di andare nel suo studio e collaborare con lui. E io fui assolutamente felicissima di sapere che appunto Paolo era invitato a fare appunto tutto il lavoro per la sua mostra. Sono sicura che mi sta guardando, perché ne abbiamo parlato al telefono. Purtroppo, a causa di problemi familiari, non è potuto venire a Milano, ma è qui, ci sta guardando in streaming. Quindi, Mari è sempre stato gentilissimo con i giovani designer, e proprio perché probabilmente ebbe una infanzia e una gioventù molto triste, ma poi ebbe cinque figli, e lui voleva sempre stare con loro, perché lui prima andò a Brera, quindi diciamo prima di dedicarsi al design si dedicò all'arte, era un artista. E in questi piccoli animaletti uno può vedere tutte le cose meravigliose che fe fece per i suoi bimbi. Questo poi lo venni a sapere appunto da lui direttamente, dal suo racconto, dalla storia della sua vita. Era una persona incredibile, fu uno dei più intriganti personaggi e uno degli designer italiani più affascinante, conosciuto in tutto il mondo, non solamente in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi è stata una grande perdita, ma sono sicura che tutti voi avete visitato la mostra meravigliosa organizzata dalla Triennale, dove davvero abbiamo la possibilità di apprezzare tutto ciò che ha fatto. Grazie. Semplicemente proprio anche per parlare un po' della mostra, perché la mostra è davvero sorprendente, non solamente perché è una mostra corposa, ma diciamo anche è stata anche una delle lezioni più sensazionali dell'opera di Enzo Mari. Non è completa, però insomma ha molto. Diciamo che uno dei commenti più curiosi e più belli che ho sentito a proposito di questa mostra è stato che questa scuola è una mostra e questa mostra è una scuola, perché quando si visita si impara non solamente come fare le cose, ma che tipo di atteggiamento si deve avere nei vari settori, nelle varie discipline, come per esempio mantenere una sottile ironia quando anche si è, come dire, estremamente e profondamente dentro un certo mondo. E questa metafora appunto della scuola può essere correlabile ai musei, alle istituzioni, che sono estremamente interessanti e intriganti. Sì, è molto importante, perché
L'ultimo progetto non realizzato di Enzo Mari era quello di fare proprio una scuola, ma io ho pensato, fosse interessante Stefano se ci racconti la storia di un'altra mostra, perché mi ricordo quando siamo andati a fargli visita prima della mostra, mi ha detto guarda che dirà delle cose radicali, insomma potrebbe dirle, ma lui pensava naturalmente al suo futuro, al suo lascito, forse vale la pena di raccontare la storia. Beh sì, appunto, la storia la possiamo raccontare insieme, era un'intervista, credo fosse per il Corriere della Sera, era una specie di intervista dialogica, io, Enzo e Lea, Lea c'era sempre, Lea è stata una personalità importantissima, e anche lei partecipò direttamente al dialogo, alla conversazione, e Enzo fu chiarissimo. Assolutamente voglio donare tutta la mia opera al Comune di Milano, quindi alle istituzioni pubbliche, al Comune, ma quello che farete sarà la mia ultima mostra, perché io sono assolutamente per 35, 40, 45 anni, penso che tutto ciò che io ho fatto debba essere nascosto e non dovrebbe più essere esposto al pubblico, perché io non credo che oggi ci siano più persone, architetti, designer, critici che possono capire davvero ciò che io ho fatto. Quindi lui è stato molto drastico, molto radicale in questa sua decisione e onestamente ciò che noi abbiamo fatto è assolutamente in tema con il suo messaggio. E questo naturalmente ci mette in una posizione un po' complessa perché onestamente non sappiamo cosa fare appunto della mostra. Ma è anche interessante che questa mostra, che inizialmente avrebbe dovuto continuare 2 o 3 mesi, è stata prorogata per quasi un anno adesso e quindi molto probabilmente abbiamo bisogno di una nuova ondata da questo punto di vista, ma voglio ritornare alla questione della scuola, perché io penso che la lezione che ci ha impartito Mari è che il design deve durare, è fatto per durare. Una cosa interessante che posso dire è che molti anni fa venni al salone e lui guardava con me tutti gli oggetti con il punto di vista di capire se durassero o non durassero. Quindi è molto interessante da dire questo alle generazioni future, alle giovani generazioni. Ho trovato sulle sue note, diceva, ci vuole un esercizio per acquisire una capacità di espressione quasi automatica. E l'autoprogettazione è proprio questo, è un'idea sull'esercizio, quella dell'autoprogettazione, era lì l'idea che aveva lui della scuola. E noi abbiamo avuto la sensazione che nell'ambito di questa mostra sarebbe interessante, per esempio, invitare artisti di generazioni diverse che possano, come dire, tributare un onore a Enzo Mari. Lui è stato maestro per molte generazioni, abbiamo iniziato con Nanda Vigo, che dobbiamo ricordare qui, perché non è solo questo il primo salone senza Enzo Mari, ma è anche il primo salone dopo il decesso della grande Nanda Vigo, una delle grandissime designer del nostro tempo, e Nanda Vigo fece un pezzo assolutamente sorprendente per questa mostra, perché fece questi animali di Enzo con la luce, praticamente produsse uno zoo fatto di luce e naturalmente. Questo è un messaggio ai giovani designer, Josicano, Van Gogh, insomma, tutti quelli che sono stati ispirati dalla generosità dell'idea dell'autoprogettazione, cioè questo concetto che di fatto bastano le istruzioni e con le istruzioni è possibile realizzare tutto da parte di tutti e quindi è come una open farm, è come un invito all'impegno da questo punto di vista. Quindi in un modo o nell'altro questa mostra è una scuola perché naturalmente traiamo anche insegnamento dalle lezioni di Enzo Mari perché per esempio abbiamo quasi 9 interviste in mostra perché lui ne aveva registrate molte, quindi è possibile anche
incontrare da parte del visitatore in Somalia, per esempio coloro di noi che non l'hanno incontrato, noi siamo stati fortunati, ma non tutti hanno avuto questa possibilità. Quindi attraverso il video c'è anche questa possibilità, cosa interessantissima. Nell'intervista, per esempio, gli chiediamo di dirci qualcosa sui progetti che non ha ancora realizzato e lui ci dice: il mio progetto non ancora realizzato che voglio fare è la scuola. È interessante che Stefano abbia citato questa cosa perché oggi è interessante riuscire a capire che tipo di scuola di design potremmo avere bisogno. In Germania, per esempio, abbiamo questa iniziativa che si chiama EU, cioè la nuova Bauhaus Verde, e questa è un'iniziativa. Però mi chiedevo, io per esempio ho molte idee dal punto di vista delle scuole per l'arte, perché non vengo dal settore del design ma dell'arte. Però Stefano e Marva, e Stefano che insomma, e Marva che sanno molto di più del design, sarebbe interessante sentire da entrambi voi come dovrebbe essere una nuova scuola di design per, diciamo, i lavori del XXI, del XXII secolo, diciamo. Di che cosa abbiamo bisogno? Beh, ci sono scuole che, per esempio, io credo possano seguire il lascito di Enzo Mari. E non dovrei dirlo perché non voglio naturalmente offendere nessuno, però ci sono delle scuole speciali in tutto il mondo, per esempio in Germania, ce ne sono in Svizzera, anche qui in Italia. Ecco, qui in Italia c'è una scuola che è nuova, non so se la conosciate tutti, ma è una scuola che è stata costruita dalla nostra federazione, la Federlegno, si trova fuori Milano, si trova all'Entate sul Seveso, diciamo una trentina di chilometri da Milano, si chiama Polo Formativo, è interessantissima perché ci sono una serie di specializzazioni per i designer, non solamente si occupa di design e designers, ma riguarda tutto ciò che riguarda appunto gli argomenti che hanno a che vedere con l'architettura di interni, i mobili, eccetera, interessantissima. Quindi diciamo ci sono molte scuole, anche in Sud America ci sono delle scuole interessantissime, una in Brasile, l'Accademia de Nuevas Artes in Brasile, e poi anche una a Buenos Aires, molto molto interessante. Bene, diciamo ci sono delle scuole in tutto il mondo che seguono il lascito di Enzo Mari. E io mi trovavo con Riccardo De Lucia, che è l'architetto che lavora con me, opera con me, fa tutti il setting del Salone Satellite. Stavamo andando in giro, insomma, per il salone, stavamo passeggiando, stavamo guardando l'installazione del Super Salone e abbiamo tratto la conclusione che Enzo Mari, se avesse visto questo, Enzo Mari sarebbe stato felicissimo perché lì si identifica il suo lascito. C'è proprio l'identità del suo lascito che è semplicità e sintesi, tutta questa sintesi che è meravigliosa. E Riccardo mi stava dicendo le tre S: semplicità, sintesi e super salone. Ecco, quindi davvero molto, molto Enzo Mari questa cosa. E poi anche siamo decisamente orgogliosi e fieri perché guardiamo appunto questa installazione e ci viene da pensare anche al Salone Satellite. Quindi davvero complimenti. Vorrei condividere tutto questo con Lucas. Credo peraltro sia qui. Andrea, Giorgio, sono tutti qui. Un commento, sempre relativamente all'idea della scuola. Beh, credo che si tratti di una metafora piuttosto complicata, soprattutto quando paragoniamo scuola a mostra, ad esempio. Bisogna infatti immaginare come la scuola del design del futuro potrebbe essere. Bene, Enzo Mari, devo dire che è stato proprio il miglior esempio che è riuscito a coprire, a dare un senso a tutte le espressioni del design. Immaginava appunto le opere, creava i prototipi, insegnava, certo, naturalmente,
E poi creava per l'appunto l'autoproduzione, l'intero processo, quindi tutto quello che lui ha fatto nella sua vita è stato davvero incorporare interamente tutti gli ambiti del design, dal processo dell'immaginazione alla costruzione fino chiaramente alla commercializzazione del prodotto. Teneva moltissimo alla comunicazione, però, quindi il punto della scuola è esattamente quello. Dobbiamo pensare ad una scuola che possa, che riesca in qualche modo ad incorporare esattamente tutte queste dimensioni, tutti questi approcci al design e riesca a metterli insieme. Un'altra cosa che io credo che a Enzo Mari sarebbe piaciuto vedere in una sua scuola del futuro, il coraggio di, diciamo, di gestire flop, fiaschi, fallimenti, accettare i fallimenti come parte di un processo di conoscenza. Io credo che questo abbia presente davvero un'urgenza, ovvero la scuola dei fallimenti, fra virgolette. Sì, questo è un punto molto importante. Un'altra cosa che ha detto Stefano all'inizio, quando appunto mi ha invitato a parlare di Enzo Mari, delle ramificazioni del suo lavoro, qualcosa che a questo punto si lega moltissimo a questo aspetto della scuola. Ovviamente Adelita Husny-Behy, se prendiamo ad esempio quello che ha fatto, organizzato della ricerca con alcuni studenti, e ha utilizzato per l'appunto la mostra, così come Domenico Gonzales. Entrambi hanno in qualche modo elaborato questo messaggio. Allora, Stefano già in qualche modo detto l'importanza della Vergine nella produzione, nel lavoro di Enzo Mari. Però anche Dominic ha detto che è molto importante parlare di Ina Mari. Cito quindi un omaggio anche a Ina Mari. E Dominic per l'appunto ha scritto una lettera molto bella per il libro, ringrazio per l'invito, quale tributo, perché non ha mai conosciuto Enzo Mari, ma lei si sente molto vicina alle sue modalità non industriali. E questa è una dichiarazione molto interessante qui a Milano. Se guardiamo le mostre, ad esempio, Anestesia Arti, che è stata appunto gestita con Simone Cattale, tutto questo parla proprio delle modalità non industriali, quindi il do it yourself, il fai da te. E si diceva che tutta la cultura comunista era basata su due parole, la struttura e la superstruttura. Quindi al super salone possiamo parlare di superstruttura. E poi Dominique aggiungeva che amava i 16 animali, così come l'inattesa, il cestino. E anche il fatto che per l'appunto ricordava anche a Di Iella Mari il palloncino rosso del 1967. Si tratta per l'appunto di un'opera che si può riguardare migliaia di volte. Quindi, nuovamente diceva, vorrei premiare Iella Mari, Lina Bovari e Lea Vergine. Se avessi il tempo, vorrei addirittura dedicare ulteriore tempo al gioco delle favole, ma le ultime parole, naturalmente, sono le parole di Enzo. L'amore è un progetto, no, è molto più semplice di quello, cito. È qualcosa che sta lì come un idiota dietro un muro, mi guarda, fa un paio di passi verso di me e mentre sta facendo questi passi verso di me, bene, forse anche l'amore sta facendo due o tre passi nella stessa direzione da Dominic Gonzales. Grazie. Bene, vorrei invitare Lucas. Lucas, puoi raggiungerci? Uno degli architetti, designer, che ha maggiormente rielaborato i messaggi di Enzo Mari. Lucas è stato uno degli autori di tutto quello che vedete qui e magari sentiamo direttamente da lui di quello che pensa del lascito di Enzo Mari. Buongiorno. Grazie mille per l'invito. Grazie mille, forse è meglio se parlo senza la mascherina.
Beh, mi sento così onorato di poter ascoltare questo accostamento del mio nome, insomma, relativamente appunto alla elaborazione dell'ascita di Enzo Mario. Quello che volevamo fare, quello che abbiamo voluto fare, è stato quello di pensare al riutilizzo, in primis, sicuramente. Quindi l'obiettivo di fare un qualcosa, di creare un qualcosa che abbia una durata un po' più lunga, e quindi abbiamo pensato al fatto che i materiali devono essere riutilizzati, ad esempio pareti che possono essere smontate, essere riutilizzate, cosa che ha sicuramente molto senso in primis, come vi dicevo, ma al contempo ci ha dato la possibilità di creare comunque delle strutture che probabilmente dureranno sempre nel loro ruolo di strutture per molto tempo, non soltanto in quanto materiale, ma anche proprio come progetto, come design, quindi un progetto di design che continuerà la sua vita. Qualcosa che però resta comunque anche aperto al cambiamento, quindi esiste, c'è. Ma non è necessariamente statico nel suo utilizzo e quindi è aperto per ulteriori utilizzi nel futuro. Quindi è una combinazione davvero interessante che può durare nel tempo, che consente diversi cicli di riutilizzo, ma consente anche agli altri di apportare delle modifiche laddove lo desiderano. Autoproduzione è stato importante per voi, giusto? Quindi sempre nuovamente l'ascita di Insomare. Sì, beh, solitamente lavoriamo su una scala piccola e produciamo all'interno del nostro laboratorio, del nostro studio, e molto spesso lavoriamo con diversi prototipi, con materiali che cerchiamo per l'appunto di riciclare e poi utilizziamo tecniche industriali, quali ad esempio il taglio laser, cosa che è piuttosto accessibile, devo dire, in diversi posti. E cerchiamo nuovamente di avere una pianificazione comunque sempre molto aperta, perché quello che ci interessa è che la produzione poi possa avvenire veramente ovunque e che quindi in qualche modo possa poi essere portata avanti, eseguita, realizzata anche da altre, in altre persone. Per quale ragione non ci siamo occupati della produzione, ma abbiamo inoltrato dei file con tutte quelle che erano le istruzioni del settaggio, insomma, della costruzione. Grazie Lucas, grazie mille. Bene, a questo punto raccoglierei eventuali domande. Buongiorno, sono tedesco, Gunther, e naturalmente difendo quelle che sono le collezioni di Francia e Germania, in quanto ho cominciato a lavorare proprio nei primi anni 80 e lavoravo per questa azienda Rosenthal, dove una donna designer molto giovane aveva presentato proprio all'inizio questa scrivania meravigliosa che poi sarebbe stata destinata, diciamo, ad uffici direzionali. Chinbody era il nome di questa signora e di questa designer. Lei ha anche prodotto un altro gioiello e io devo dire che ho viaggiato moltissimo, ho visto molto design in Francia, presso la Fiera di Milano, 30 anni fa, in Vienna, a Stoccolma, insomma, sono stato veramente in moltissimi posti. Oggi, quando diciamo, quando richiamiamo, diciamo, l'aspetto più importante nel proseguire, qual è la forza? Beh, io continuo a pensare alla scrivania di Chinbody, dove non è necessario parlare, la guardi ed è lei che parla a te. Ed è un oggetto che ti parla, un'assenza totale di marketing, ma c'è soltanto il prodotto. Ebbene, io credo che da qui farei questo salto all'indietro, quindi al Rinascimento italiano, secolo in cui dicevamo sì, noi abbiamo un Dio, abbiamo una Chiesa e ci richiamo in Chiesa per pregare il nostro Dio in un modo introspettivo. E il Rinascimento italiano diceva però non è sufficiente pregare un solo Dio, ma è anche importante pensare a cosa la natura crea sotto forma di bellezza, l'organismo umano, il corpo umano, tutte le bellezze umane. E
E questo è l'unico modo che abbiamo per poter andare avanti. Che cosa intendo dire? Che dobbiamo tornare all'essenziale. L'essenziale è il corpo umano, la persona, lo spirito. E diciamo, portare tutto questo nel futuro. Io potrei parlare per ore di questa che io ritengo essere davvero la nostra chiave. A Parigi abbiamo cominciato a lavorare con questa idea per andare verso una demistificazione di tutte le religioni. Quindi, cominciando da Parmenide, da Eraclito, fino a Sartre. E quindi il lavoro delle persone per le persone, quindi dare questa forza. Adesso magari suona così particolare, ma il Rinascimento italiano è stato per l'appunto un movimento che paragonerei a quello che stiamo vivendo anche oggi. Cominciamo a sentire le cose, è possibile parlare delle cose per ore, ma se non si avverte, se non si sente, tutto questo perde veramente di senso e direi che mi fermo. Grazie. Bene, bene. Volevo semplicemente aggiungere che apparentemente Enzo Mari ha creato più di 1500 oggetti, incredibile, non è vero? E ha influenzato tantissimi giovani designers, perché ogni qualvolta parlo ai giovani designers me lo citano, pensano a lui, alla sua semplicità e il suo istinto era proprio quello di non essere interessato nella produzione di massa, ma a fare oggetti belli e utili per permettere alle persone di vivere meglio, cosa importantissima. E io credo che questa sua autoprogettazione, questo suo progetto è un progetto davvero incredibile perché è un kit che si acquista, creato da lui. Però te lo porti a casa, metti tutto insieme, lo monti, e quindi hai proprio la sensazione di collaborare con questo grande designer, terminando il suo progetto, che è una cosa interessantissima, un concetto interessante. Poi ha tutti questi pezzi meravigliosi, Tonietta, prodotta da Zanotta, e venne premiato con il Compasso d'Oro. Poi altri, il calendario, insomma, ci sono talmente tanti pezzi che io adoro proprio dalla sua produzione e dalle sue collezioni. Mi fa molto piacere perché, che tu abbia citato questi progetti perché io credo che ci sono molte cose di cui sono onorato quando parlo di lui e che ci sono tantissimi progetti suoi e la mostra, anche se ha più di 200 prodotti suoi, è semplicemente un piccolo estratto di quello che ha fatto e ce ne saranno probabilmente altre in futuro, ma non in un futuro prossimo, come ha detto Stefano. Certo, il calendario personalmente è anche il mio preferito perché ero studente quando me lo sono comprato e ci ho convissuto da quel momento in poi. Sì, dal punto di vista dell'autoprogettazione c'è molta correlazione con la sua opera, proprio pensando appunto al momento Covid e post-Covid, dal punto di vista del lavoro e dei posti di lavoro, ci sono tutta una serie di problematiche, di cambiamenti che sono intervenuti. Io credo che sia anche molto importante vedere il lascito di Enzo Mari nella sua riflessione delle sue opere. A proposito, nel 1999 c'era un pamphlet che lui ha scritto, che è molto importante relativamente a questa problematica, dove di fatto lui dice: con la realizzazione di questa mostra, l'autore, e l'autore è Enzo Mari perché lo cito, il testo che ha scritto lui, l'autore cerca disperatamente di raccontare ciò che conta veramente in un prodotto, quelle implicazioni allegoriche che alludono a condizioni di lavoro non alienante o, se si vuole, ad una società diversa. Credo proprio che queste frasi siano così pervasive della personalità e del mondo di Mari. In prima battuta, certo, l'idea di un lavoro non alienante, che riguarda proprio, l'autoprogettazione, che è, diciamo, la quintessenza della sua opera, però anche,
da un certo punto di vista utopico, perché ogni progetto di fatto punta a una diversificazione della società, però è anche una nozione molto dinamica dell'utopia, perché non è l'idea di Thomas More. Thomas More ha questa idea dell'utopia che alla fine è molto statica, mentre lui dice abbiamo bisogno di un'utopia più dinamica, la cosiddetta utopie du tremblement. E questa sua idea era sempre mirata alla differenziazione a una società diversa, insomma, e questo è sempre stato il nucleo della prassi, del fare di Enzo Mari. Grazie, grazie davvero. Credo che con questo commento possiamo dire che bisogna ricordare Enzo Mari, la mostra appunto alla Triennale di Milano, che rimarrà aperta fino alla fine di questa settimana. Quindi vi invito davvero, se non l'avete ancora fatto, a visitare questa mostra, che è davvero meravigliosa, che è un museo e che è anche una scuola. Grazie, grazie a tutti, grazie Marva, grazie per i tuoi commenti e grazie a Hans. Grazie. Hans, buon compleanno anche, perché so che è il tuo compleanno. Quindi 100 di questi giorni.